Buonasera ad Alex Mezzenga, fotoreporter dell'agenzia La Press, direttore artistico dell'associazione culturale che ha sede in ottavo municipio, Nuovi Scenari di Roma. Alex, perché Nuovi Scenari di Roma? Perché nasce per l'esigenza di creare quelle attività culturali che possano far emergere tutte quelle persone che hanno cose da raccontare, cose da vivere, dare la possibilità a chi ama il canto di cantare, a chi ama la danza di danzare, a chi ama la fotografia di fotografare, anche in zone spesso definite depresse perché sono periferiche, che però invece hanno dentro solamente la mancanza di attrezzature che gli permettano di realizzare i loro sogni. Ecco, noi vogliamo riuscire a creare quelle iniziative, quegli eventi che ci permettano di far conoscere e far esprimere le proprie potenzialità a tutte le persone. Scenari di Roma, un'esperienza pregressa che è quella di 21 sguardi e del corso di fotografia, ce ne vuoi parlare? Sì, in realtà nasce tutto da 21 sguardi. Abbiamo fatto circa 6 mesi fa, abbiamo dato vita a una serie di corsi di fotografia che hanno coinvolto tantissimi ragazzi e l'entusiasmo ci ha portato poi a farne altri. 21 sguardi è praticamente stato il libro che abbiamo fatto in luglio, che erano i 21 sguardi dei ragazzi che avevano partecipato al corso di fotoreportage. E adesso abbiamo fatto un altro che praticamente è un corso base che è stato fatto in ottobre. Abbiamo avuto la grande opportunità di fare l'esercitazione finale all'Aquila, siamo riusciti ad entrare nella zona rossa e adesso stiamo concludendo il corso di fotoreportage, che praticamente faremo una proiezione il 10 di dicembre dove proietteremo le loro visioni periferiche, un lavoro sulle periferie viste dai 28 ragazzi che stanno partecipando al corso di fotoreportage. Dunque l'appuntamento è il 10 dicembre, cosa farete nello specifico al di là del corso fotografico di cui ci hai appena parlato? Allora, il 10 dicembre sarà un evento straordinario che faremo all'hotel Western, al Best Western di qui a Torbella Monaca, e praticamente il 10 presenteremo il lavoro finale del corso di fotoreportage e soprattutto ci metteremo nelle condizioni di fare la presentazione di Nuovi Scenari Roma. A questa presentazione ufficiale di Nuovi Scenari di Roma daremo 5 targhe e daremo praticamente la tessera onoraria numero 1 alla Fondazione Rita Levi Montalcini, alla campionessa di nuoto Alessia Filippi, a Don Massimo Nevola, che è un prete che ha delle case famiglia sparse in tutto il mondo, a Angelo Vassallo, alla memoria di Angelo Vassallo e per finire anche al primario di ematologia del PTV. Alex, un'ultima domanda: i tuoi occhi, gli occhi di un fotografo, com'è Torbella Monaca, com'è l'ottavo municipio? Ma l'ottavo municipio è il municipio nel quale sono nato, nel quale ho vissuto diverso tempo della mia vita e nel quale vivo tuttora. Quindi per me è casa. Io ogni volta che ritorno dai miei viaggi, sono stato 3 anni inviato in Colombia, ma finché non torno qui per me non è tornare a casa. E è stato, diciamo, quello che mi dà, il luogo che mi ha dato la possibilità di provare a fare questa esperienza di direzione artistica con i corsi di fotografia, con la creazione dell'associazione, di prendere tutte le esperienze che ho fatto all'estero, sia nel campo culturale ma soprattutto nel campo sociale, e poterle mettere in pratica, perché poi la cosa che io insisto di più di tutte è proprio che questa associazione ha diversi scopi. Oltre a quello culturale, per esempio, c'è anche quello sociale,
La scelta per esempio di dare la tessera onoraria numero 1 alla memoria di Angelo Vassallo è una scelta fatta perché vogliamo sempre mantenere alta l'attenzione sulle cose importanti, come può essere anche quella dell'Aquila e come può essere per esempio Torbella Monaca in questo momento. Torbella Monaca è uno dei luoghi che ha fama di quartiere Bronx, ma dal quale ci sono nel quale ci sono le risorse per poter far sì che questo quartiere esca da questi pregiudizi, dalla mala informazione e entri di diritto a essere un quartiere normale come tutti gli altri. Bene, grazie ad Alex Mezzenga e ragazzi di Nuovi Scenari di Roma.